1965, ma 100 anni dopo, alla vigilia degli anni 70, è molto più comune tra i politici, ma anche tra la gente comune, quello che ora ci fa sorridere, ma che all'epoca veniva pronunciato senza tentennamenti, anche e soprattutto in sede giudiziaria: la mafia non esiste. Del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Abbia conservato e stia con sé, sia mantenendo la nazione piena delle vicende politiche del nostro paese. Ora penso agli attentati di Milano e soprattutto a quello di Firenze, che è costato la vita al cittadino. La mafia è una coalizione formidabile di, da un parte, di mezzi militari e di uomini disposti a tutto, ben armati e ben addestrati, e dall'altro è un impero economico-finanziario formidabile che si estende ormai dalla Russia ai Caraibi e che è il padrone di tutti i mercati finanziari. La mafia non esiste. Esiste. Della gente, vito sfidante.